gli archeologi hanno scoperto numerose testimonianze artistiche risalenti a circa 30-40 mila anni fa. Si tratta di pitture rupestri, così chiamate perché realizzate sulle rocce. Per dipingere l'uomo usava colori naturali ricavati dalla terra, cui aggiungeva acqua, grasso animale e uova. Questi colori venivano stesi con le dita. In molti luoghi sono state lasciate anche impronte di mani. Certo, probabilmente dipingeva per superare la paura dei pericoli provocati dai fenomeni naturali e dalla caccia. Raffigurare un animale voleva dire impadronirsi della sua forza, cacciarlo senza esserne uccisi e impossessarsi di buona selvaggina. Ma certamente siamo di fronte a meravigliose opere d'arte che ci sorprendono per la loro bellezza. L'uomo, oltre a dipingere, incideva sulle pareti di roccia con pietra dura e appuntita. Con pietra e osso, invece, produceva oggetti ornamentali come ciondoli, rondelle e faceva delle statuette, chiamate Veneri. Queste statuette rappresentavano la figura femminile e celebravano la fertilità della terra e della donna. La più famosa di queste statuette è la Venere di Willendorf, che risale a circa 30.000 anni fa. È scolpita in pietra ed è colorata con ocra rossa.